unboxing vi racconto un po' la storia di questo Lemon Painting. Allora, sapete che in AliExpress è possibile raccogliere delle monetine tutti i giorni andando sull'app, e quindi andando nella sezione monete coupon, e si possono accumulare queste monetine. Queste monete dentro al sito si possono utilizzare per prendere i prodotti a un centesimo alle 9 esatte del mattino, sempre sull'app, oppure si possono spendere per comprare dei prodotti scontati, quindi magari un prodotto costa 5 euro e lo pagate 3, come in questo caso qui. Siccome di monetine ne avevo veramente tante, a fine anno scadono, a un certo punto dovevo utilizzarle in qualche maniera. Quindi guardo nella sezione dei prodotti con le monete e trovo questo Diamond Painting. E quindi costava, non mi ricordo esattamente quando, comunque l'ho pagato 3 euro più le monete, che tra parentesi non ho neanche pagato alla fine, perché ho messo l'ordine nel carrello da app e pagato da PC e non me le ha scalate. Comunque il mio intento era utilizzarle, non sono neanche riuscita a utilizzarle, però vabbè. Ecco, questo Diamond Painting è, e qui rullo dei tamburi, di Evershine. Evershine è uno degli store di Wakan, non so se proprio direttamente oppure comunque un rivenditore. Infatti anche la grafica poi vedrete che è proprio quella di Wakan. E sapete che con questo venditore io non mi sono trovata particolarmente bene, per cui ero un po' titubante sull'acquisto. Però vediamo, diamogli un'altra possibilità ancora e vediamo se questa volta mi inviano prodotti di qualità. Allora, nel kit ci sono tela, diamantini, kit per posizionare i diamanti, con la pinzetta. Ecco, le pinzette di Wakan sono molto buone perché sono quelle rigide, quelle punte super affilate, pennina trasparente con beccuccio da 5, quello un po' più nuovo diciamo rispetto agli altri, su un lato, e impugnatura morbida, vaschettina piccola per utilizzare, per mettere i diamanti, per posizionarli su con il lato corretto. Questo qui non è un beccuccio, anzi è un beccuccio, scusate, da 10, e due quadratini di gomma da mettere appunto sui forellino della penna e sul beccuccio dall'altra parte, quindi classico kit. Ora vi mostro che Diamond Painting ho scelto. Questo qui era da un po' in realtà che volevo ordinarlo, e visto che c'era lì scontato mi sono lanciata. Ecco qui, c'è anche lo scotch, vado a tagliarlo brutalmente. Là. Tanto poi quando mi arrivano poi li stendo tutti quanti e ci metto sopra, ho dei libri molto pesanti e ci metto sopra appunto dei libri in modo che stiano belli stesi. Eccolo qui, ben 35 colori, è un 30x40, quindi è anche piccolo insomma. Ok, allora vediamo subito l'anteprima. Sono dei lamponi su un cestino, gli apro un pezzettino, quindi la carta protettiva è tagliata in tre strisce, quindi così anche più agevole lavorare poi, e tra l'altro saranno anche le tre strisce che utilizzerò io per realizzarlo, quindi perfetto. Allora, la stampa è molto buona, ci sono molti simboli, poche lettere, numeri non mi sembra ce ne siano, è un po' tipico anche di questo venditore, utilizza proprio un software per fare lo schema che presenta molti simboli e pochi numeri e lettere. È adesivo abbastanza, sì. Vediamo poi come saranno i diamantini, è quello un po' che mi preoccupa. Eccolo qui, quindi tutti quanti i lamponi con il cestino, e questo è abbastanza piccolo insomma come Diamond Painting, quindi in base a che periodo dell'anno è, ci potrei mettere 2 giorni come 2 settimane, ovviamente dipende da impegni di lavoro. Adesso che diciamo, siamo in periodo ancora un po' invernale, così ho un pochino più tempo forse da dedicare ai DP, visto anche che con l'inverno di solito rimango un pochino più all'interno rispetto all'estate. Allora, guardiamo i diamantini. Non c'è la leggenda stampata a parte. Mi dispiace un po' di questo, perché è sempre comodo avere il foglio, anche per controllare che ci siano tutti. Mi trovo molto bene.
Vado a controllare che ci siano tutti quanti i diamantini. I diamantini ci sono tutti quanti. Come qualità visivamente, adesso guardo giusto un paio, non sembrano neanche male. Staremo a vedere perché, come avrete capito, i problemi che ho avuto con Wakan e rivenditori vari è che alla vista sembravano anche buoni i diamantini, a parte proprio il primo periodo in cui si vedeva che avevano problemi seri. Poi alla vista sembravano anche buoni. Avevano un po' la dimensione diversa rispetto a magari ad altri colori, per cui tentavano insomma di saltare via dallo schema. E inoltre l'altro problema riguardava proprio lo schema, che non era abbastanza adesivo, e quindi scoprirò com'è la qualità soltanto facendolo. Vi do appuntamento sempre qui sul mio canale per vedere come verrà il risultato finale.